Ciao a tutti ragazzi, sono tornati con la parte numero 12 del Let's Play di Xenoblade Chronicles. Questa qui è la seconda volta che registro questo video perché il gatto mi dà sempre problemi, veramente. Una volta su due c'ha sempre un problema sto programma di merda. Cioè la qualità sarà anche buona, ma onestamente come programma di registrazione non lo consiglio troppo perché una volta su due io devo rifare il video perché c'è sempre qualcosa che non va. Adesso a 30 secondi improvvisamente mi ha interrotto la registrazione e mi sono accorto a fine video, dopo 35 minuti di registrazione, mi ha interrotto la registrazione così, senza che io cliccassi niente. Che programma di merda, veramente. Che programma di merda. Vabbè, tanto gran parte. Se questo video sarà come l'ho fatto prima, quasi tutta la parte sarà velocizzazione. Perché semplicemente perché è un dungeon di merda. Questo dungeon sono solo combattimenti, 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 combattimenti. Non c'è nient'altro. È un dungeon molto lungo, troppo lungo secondo me. Molto lento. E dove quasi tutti i combattimenti sono obbligatori perché i corridoi sono strettissimi e sono strapopolati di mechan. Quindi i combattimenti sono quasi tutti obbligatori, anche volendo. E sono molto lunghi. Perché i combattimenti comunque sono lunghi in questo gioco. E niente, quindi più della metà di questo video sarà velocizzazioni. Un nuovo fucile per Sharla. È la prima volta che ne troviamo uno, se non sbaglio. Fucile a ricerca, è migliore in tutto per tutto. È anche abbastanza figo. Ok, questo è uno dei pezzi peggiori. Perché là c'è un ricognitore di merda. I ricognitori devono morire tutti. Sono i nemici più fastidiosi del gioco. Aspettiamo che si allontani. Poi li chiamiamo, li portiamo qua. E quando sono abbastanza lontani da non essere visto dal ricognitore, possiamo combatterli. Ok. Dopo che avete sconfitto quei due, il problema non è ancora finito perché c'è ancora il ricognitore di merda. Quindi, aspettate che si allontani e vi portate qua. Poi aspettate che ritorni lì dove era prima. E quando siete sicuri che sia lontanissimo dagli altri mechan, ingaggiate. Assicuratevi di fiaccarlo. Ok. E ora cercate di shottarlo il prima possibile. Perché comunque, perlomeno sono molto fragili i ricognitori. Perché sennò vi va a chiamare quei due e quell'altro che sta dietro, che sta al 23. E non volete che questo succeda. Thank you.
Sono rotto il cazzo di combattere. Torna sull'ascensore. Nonostante resiste finché non torna sull'ascensore. Ok, combatteremo qua allora. Com'è possibile che stia succedendo ciò? Oh! Che culo! Non so neanche scuro che sia qui dove devo andare. Oh no, è giusto! Che culo! Mamma mia, questa azione è... James Bond. Adesso, se non sbaglio, devo andare giù. Perché tanto questa parte l'ho già fatta, XD. Quella azione di James Bond però mi è piaciuta. Sinus... Bene, raga. Potenziamo la vita. Dopo che lo facciamo. Se non sbaglio il boss è tipo al 25. Cosa del genere. Cazzo potenziamo, mo? Rabbia o montante? No, montante, dai. Ok. Oh mio Dio, sto pezzo. Comunque non manca troppo. Sa che posso. Ok. Questi li affrontiamo perché non voglio rimanere troppo indietro. Non mi ricordo se prima sono riuscito a dirlo in tempo oppure se mi ha bloccato cosa, però mi sembra che il boss sia al 25, quindi dovremmo essere, io direi minimo al 22. Cioè, minimo, eh. Si può fare anche al 21, non è che non si può fare, però... Diventa un bordello, poi. Grazie per avermi atterrato così, però. Ho dovuto fare le acrobazie per attaccarlo da dietro. Fatemi fare il chain attack. Così va. Non c'è bisogno di atterrarlo. Vabbè, ma fa culo lasciarla. Ok. Gambali supremi. Sbaglio, ce l'abbiamo già. Seshuk e Rain. Sì, ce l'abbiamo già. Possiamo aprire questi due deboli. Una cosa che secondo me rende abbastanza noioso il gioco all'inizio è che gli incontri non sono tanto difficili quanto lunghi. Cioè, io riesco facilmente a uccidere questi nemici qua, ma comunque ci metto tanto tanto tempo perché facciamo pochi danni, davvero pochi danni in confronto alla vita che hanno. La vita, la difesa, insomma, l'esistenza che hanno. Faccio davvero pochi danni.
Però comunque riesco a farcela, cioè non è che è difficile, è che soltanto è lungo. Ho trovato un'arma per cosa, tipo, se non sbaglio? Sì, carabina placida. Più danni, meno difesa fisica, parecchia anche. No, secondo me è meglio fucile a ricerca. A parte che diminuisce i danni minimi e aumenta di pochissimo i danni massimi, ma poi perde anche parecchia arma difesa. Beh, non mi frega un cazzo questa cosa qua. Non sono neanche in questo punto delle grotte. Ok. Vediamo la collezione com'è. Difesa sanguinamento. Recupero. Aspettate, mi sto portando. Ok. Muscoli. Se non sbaglio, muscoli aumentano la difesa. Anche se dovrebbe aumentare l'attacco, però vabbè. Aumenta la difesa, giusto? Sono abbastanza sicuro. Sì, infatti, muscoli aumentano la difesa. Recupero è per Rein, perché aumenta le cure che ricevi. Difesa sanguinamento di Yamashuki. Ok. È praticamente. Ah no! È vero, c'è un altro pezzo prima. Cacchio. Cacchio, sto pezzo è noiosissimo. Vabbè, comunque so dove fermarmi. C'è questo piccolo pezzettino. Poi c'è il boss. Io mi fermo appena prima del boss. Non sei su quelle. Perdo tanti. Mica, proprio velocità supersonica, eh. Questa battaglia qui è obbligatoria. Quindi. Ok, fatto. Dai, dai, su. Comunque credo che però ora che arriviamo al boss ci arriviamo al 22. Anche perché quando si arriva là si scopre un nuovo luogo e scopre un nuovo luogo ti dà exp, quindi. Ora c'è l'ultima battaglia obbligatoria da fare e poi chiudo la parte. E questa volta mi ha registrato tutto, bravo il gatto. Stavolta sono uno come quelli di prima, più un altro un pochino più debole. Concentriamoci prima su quello debole, come al solito. Ok, siamo a 22. Armatura suprema.
Mi sa che ce l'abbiamo già. Sì, ce l'abbiamo già. Ok. Termino qui la parte numero 12. Sì, 12. Let's play di Xenoblade Chronicles. Se il video vi è piaciuto cliccate il pollice in un salto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.